Io sono un po' la memoria storica della casa editrice Rubbettino perché dall'inizio degli anni Ottanta, niente di meno, ho frequentato Soveria e la casa editrice Rubbettino. E proprio questa stazione, perché da Cosenza venivamo qua con le ferrovie calabro-lucane per lavorare a una rivista che confezionavamo in casa editrice e attraverso i vagoni di questa ferrovia. Le bozze arrivavano a Cosenza da correggere, le ridavamo al capotreno quando erano corrette, quindi per me questo è un luogo, come dire, storico. Tanti e tanti anni dopo, come dire, da osservatrice della realtà calabrese e anche perché no, da autrice, perché ho pubblicato alcuni libri con la Rubbettino, sono qui a fare, festa anch'io a quella che è la realtà editoriale più importante della Calabria, tra le più importanti di tutto il Mezzogiorno. E che è un esempio anche di imprenditoria culturale vincente. Io ho conosciuto il fondatore di questa casa editrice, Rosario Rubbettino, che era una persona di straordinario talento e di straordinaria modestia. Adesso c'è la seconda generazione dei figli che hanno studiato, che gestiscono l'impresa con piglio manageriale e a dimostrare che i libri ancora hanno un senso, che i libri possono cambiare il mondo, che i libri possono dare da mangiare a tanta gente, perché questa è una delle più grosse aziende, non solo editoriali, non solo culturali di questa regione.